Tra novembre e dicembre del 1940, gli italiani subiscono le prime sconfitte. In Grecia le truppe sono costrette ad arretrare dall'Epiro e a ripiegare in territorio albanese sulle stesse posizioni da dove avevano attaccato poche settimane prima. La Regia Marina subisce due duri colpi. A Taranto i britannici mettono fuori combattimento una parte della flotta e dimostrano la loro superiorità tattica nella battaglia di Capo Teulada. Gli italiani, infine, sono sconfitti in Egitto e ripiegano in territorio libico. I bollettini di guerra non riescono a nascondere le difficoltà incontrate contro i greci. Il 1 novembre affermano che le operazioni militari in Epiro si svolgono regolarmente e il 3 novembre che sono ancora in corso di sviluppo. Il giorno 6 si parla apertamente di tentativi nemici respinti. L'Italia ha attaccato la Grecia, ma sono i greci ad avere il sopravvento, perché gli italiani hanno sottovalutato l'avversario e non hanno portato sul fronte forze e mezzi sufficienti. Il generale Visconti Prasca, accusato di non avere ben preparato l'operazione, viene esonerato. Mentre in Albania gli italiani soffrono e subiscono l'iniziativa del nemico, nella notte fra l'11 e il 12 novembre, 20 aerosiluranti britannici Swordfish, partiti dalla portaerei Illustrious, colpiscono tre corazzate ancorate nella base di Taranto: la Littorio, la Duilio e la Cavour. Dopo l'attacco, per non perderle, i marinai le fanno incagliare sui bassi fondali del porto. Sempre quella notte, altre navi britanniche bombardano Durazzo, in Albania, dove incendiano i depositi di carburante e affondano nel canale d'Otranto tre navi da trasporto italiane. Pochi giorni dopo, il ministro Bottai così descrive le condizioni della base. La Cavour con i comignoli a fior d'acqua, la Duilio e la Littorio emergenti di sghimbescio. Intorno, nell'aria abbrividente, un senso di ancora spaurito abbandono. La città semivuota, gli appostamenti della difesa antiaerea, sulle scuole e sulle case, scarsi e deboli. Occorreranno mesi per rimettere queste corazzate in condizioni di combattere. I bollettini di guerra ammettono che i greci hanno preso l'iniziativa, anche se poi aggiungono che sono stati respinti. Nel suo diario, il 15 novembre, Ciano parla di forti attacchi nemici. Mancano i cannoni, mentre l'artiglieria greca è moderna e ben maneggiata. Lo stesso Ciano incontra Hitler a Salisburgo e il dittatore tedesco si dimostra molto irritato per l'infelice iniziativa degli italiani. Annota il 19 novembre, atmosfera pesante, Hitler è pessimista e considera la situazione molto compromessa. Le sue critiche sono aperte, serrate, definitive. Cerco di discutere con lui, ma non mi lascia andare avanti. Hitler si calma soltanto quando Ciano gli comunica il consenso italiano ad eventuali trattative della Germania con la Jugoslavia. I tedeschi evidentemente vogliono estendere la loro penetrazione nei Balcani e non intendono permettere che questa regione sia abbandonata alla sola influenza italiana. Il fallimento italiano in Grecia rafforza la Germania rispetto all'Italia e i tedeschi ne approfittano. Hitler, per di più, sta preparando l'attacco all'Unione Sovietica e vuole evitare che i Balcani, strategicamente fondamentali, possano essere di ostacolo alla sua prossima mossa. Nella seconda metà di novembre, i greci continuano ad attaccare. Il 19, Mussolini convoca i gerarchi e pronuncia un discorso quasi disperato. Affermai 5 anni fa, spezzeremo le reni al negus. Ora con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia. In 2 o 12 mesi poco importa, la guerra è appena cominciata. In quei giorni, incontrando il ministro Attilio Teruzzi, Mussolini gli dice: voi vi sorprendete, lo vedo, di trovarmi così calmo. Ma io sono più che calmo, sono glaciale, come chi è dinanzi al patibolo. E paragona se stesso a Luigi XVI, il re finito sulla ghigliottina. Mussolini e Badoglio si accusano a vicenda di avere sbagliato e ha inizio tra loro un regolamento di conti che si concluderà in dicembre con l'esonero di Badoglio. Mussolini sostiene di essere stato l'unico a presentire le difficoltà. Il diario di Ciano fa invece pensare che prima dell'attacco i militari e Badoglio fossero pessimisti
ma che avessero poi deciso di tacere per non urtarsi col potere politico. Ormai l'insuccesso è evidente. Il bollettino del 22 novembre parla di ritirata e di perdite sensibili. Il 23 le truppe italiane svolgono regolarmente i movimenti previsti per raggiungere le nuove posizioni. Il 24 viene detto che il nemico ha tentato invano di ostacolare la manovra delle nostre truppe, la quale prosegue regolarmente. La verità è che gli italiani si ritirano e che tra novembre e dicembre abbandonano ai greci circa un terzo dell'Albania. Un fascista intransigente che ha perso credito, Roberto Farinacci, approfitta del contrasto fra Mussolini e Badoglio per tornare sulla scena e attacca pubblicamente Badoglio il 23 novembre dalle pagine del Regime fascista. Tre giorni dopo, Badoglio presenta le dimissioni. L'atmosfera è tesissima. Scrive Ciano il 26 novembre. Stamane gli uscieri di Palazzo Venezia dovevano smistare in differenti saloni i più alti papaveri italiani per evitare che si arrivasse a una scazzottatura generale. Il 30 Mussolini riunisce il Consiglio dei Ministri, parla delle responsabilità di Badoglio, spiega che i greci sono abilissimi ad avanzare per infiltrazioni, prendendo alle spalle le unità italiane, e conclude: la situazione è precaria. Non è ancora la disfatta, ma potrebbe divenirlo. Secondo il Duce, perfino un paio di battaglioni della milizia sono passati al nemico. Frattanto, il 27 novembre, ha luogo, a largo della Sardegna, la battaglia aeronavale di Capo Teulada. Ancora una volta il punto debole degli italiani è la difficile cooperazione degli aerei con le forze navali. Nello scontro, l'aeronautica ha sicuramente una parte di rilievo, che tuttavia sarà più motivo di diatribe successive tra le due armi che fonte di successo durante l'azione. L'atteggiamento tattico della squadra italiana, che si trova in condizione di superiorità e che dovrebbe impedire il passaggio di un grande convoglio britannico, è cauto e rinunciatario. Come scriverà l'ammiraglio Romeo Bernotti, nello scontro di Capo Teulada il criterio della prudenza fu spinto a un limite paralizzante, anche se la situazione politica e strategica della nazione imponesse di non lasciar sfuggire l'occasione di riportare un successo sul mare. Dichiara Mussolini il 30 novembre ai ministri: gli italiani hanno preso l'iniziativa di attaccare la squadra navale britannica, ma il risultato è stato relativo e non quale lo si sarebbe atteso. In compenso, i sottomarini, sia nel Mediterraneo sia in Atlantico, hanno conseguito alcuni successi. Con i greci la situazione si fa sempre più critica. Il 4 dicembre Mussolini convoca il generale Cavallero, che prende il posto di Badoglio, e lo invia subito in Albania, dove gli italiani abbandonano Argirocastro e Porto Edda. Per alcune ore la situazione sembra disperata e a Palazzo Venezia c'è addirittura il panico. Mussolini si spinge fino ad affermare che bisogna chiedere la tregua tramite Hitler. In realtà la situazione è critica, ma in via di stabilizzazione. Il 6 dicembre il bollettino di guerra annuncia per la prima volta agli italiani che la guerra si svolge in Albania e non più nell'Epiro. Il giorno seguente Bottai va a Palazzo Venezia, dove trova Mussolini col volto vecchio e consumato, la barba incolta, il vestito trasandato. Due giorni dopo, come se non bastasse, arrivano notizie tragiche anche dall'Africa settentrionale. Le truppe di Graziani in settembre erano penetrate in Egitto fino a Marsa-Matruh, allungando pericolosamente la linea dei rifornimenti. Il 9 dicembre i britannici, molto bene armati e guidati dal generale Archibald Wavell, attaccano gli italiani, fanno 40.000 prigionieri, tra cui 4 generali, catturano armi e carri armati e avanzano fino al territorio libico. Il generale Maletti muore in combattimento. Graziani è sconvolto, fa testamento, propone di ritirarsi fino a Tripoli e accusa il Duce per averlo spinto troppo in avanti senza mezzi adeguati. Il 15 dicembre Mussolini dichiara a Ciano di disprezzare Graziani. Continuano nel frattempo i bombardamenti sulle città italiane, soprattutto su quelle portuali vicine alla Grecia come Brindisi, Bari e Monopoli, ma anche su Napoli, Carbonia, Torino, Milano, Genova, Vercelli, San Vito dei Normanni, Tripoli, Bengasi. Gli italiani bombardano Malta e Alessandria d'Egitto. I tedeschi trasferiscono alcune squadriglie di caccia in Sicilia per sostenere gli italiani in difficoltà.
e si dicono pronti a inviare reparti corazzati in Libia. Anche in Africa orientale, gli italiani, che si stanno battendo con grande coraggio, cominciano a mostrare segni di logoramento. La fine dell'anno è quanto mai malinconica e Mussolini esprime la sua disperazione con frasi prive di senso. Il 24 dicembre Ciano è con lui. Il duce guarda fuori della finestra ed è contento che nevichi. «Questa neve e questo freddo vanno benissimo», dice. «Così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana. Una delle principali ragioni per cui ho voluto il rimboschimento dell'Appennino è stata per rendere più fredda e nevosa l'Italia». Il 31 dicembre Bottai si reca all'Istituto Luce, dove assiste alla proiezione di un documentario dedicato ai bombardamenti sull'Inghilterra, e commenta: «Bombe, bombe rotolanti tra nubi, alla cieca. Se per un istante la fede cede, lo spettacolo diventa misero e triste». Il giorno prima Mussolini ha cercato di illuderlo dicendogli: «Del resto noi non possiamo essere vinti, e sai perché? Perché né noi né la Germania possiamo essere invasi». L'invasione arriverà nel 1943, ma si preparava da tempo.